Buon pomeriggio amici sportivi, in collegamento dal palazzetto dello sport Sandro Pertini di Nuecattaro per seguire la 12ª giornata del campionato di Serie A 2, Girone B. La Virtus Nuecattaro ospita la Salinis Margherita di Savoia per una partita sicuramente importante. Tre punti dividono le due squadre, 10 punti per il Nuecattaro, 7 per la Salinis, che purtroppo detiene l'ultima posizione in classifica. All'andata vinse la Salinis, che si è imposta per 5-1. Salinis che ha vinto prima e seconda giornata di campionato, poi si è fermato, un altro pareggio tutto il campionato, poi solo sconfitte per la squadra nata da mister Ferrazzano. Andiamo a vedere le due formazioni con la Salinis: numero 2 Termine, 5 Marcelinho, 8 Iodice, 21 Nunes, 10 Riondino, il capitano della Salinis, 11 Garcia Rubio Miguel, 12 D'Amato, 17 Ricco, 18 Tomasoni, 22 Leone, 23 Schiavone, 28 Gorgoglione. Sarà proprio la Salinis a battere il calcio d'inizio, che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi. Maglietta azzurra, pantaloncini bianchi, dall'altra parte maglia rossa, pantaloncini neri per la Virtus Nuecattaro, con il numero 12 Bello Buono, 7 Dell'Olio, 10 Ferdinelli, 19 Primavera, 8 Perez, 11 Console, 2 Gutierrez, 24 La Catena, 21 Fanelli, 22 Pascale, 9 Liotine. L'allenatore della Virtus Nuecattaro è mister Chiaffarato. Parte la Salinis, che sbaglia già il primo passaggio, rimessa laterale a favore Nuecattaro. Andiamo a individuare lo starting five delle due squadre per il Nuecattaro. Tra i pali con il numero 12 Bello Buono, 7 Dell'Olio, 10 Ferdinelli, 19 Primavera, 8 Perez. Occhio proprio a Dell'Olio, che va via la conclusione, ribattuta in scivolata, ottimo intervento di Tomasoni. Tra i pali invece il per la Salinis con il numero 28 Schiavone, 21 Nunes, con il numero 11 Garcia, 18 Tomasoni e con il numero 2 Termine. Questo è lo starting five scelto da mister Ferrazzano. Occhio alla conclusione di La Catena, palla sul fondo, distante dallo specchio della porta, difesa da Schiavone. Giro palla del Salinis, che commette un errore, prova ad andare via Dell'Olio, recupera subito però la Salinis, palla sul secondo palo, buon intervento di Primavera che prova a far ripartire i suoi con calma il numero 10 Ferdinelli. Dell'Olio, Ferdinelli, dietro ancora per Dell'Olio, Primavera, pressing alto da parte del Salinis che riesce a toccare solo palla. Ci sarà rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Dell'Olio per Ferdinelli, La Catena, lascia Primavera, Primavera, ancora Dell'Olio, Ferdinelli, di tacco per La Catena, ancora Dell'Olio, qualche problema con l'aggancio, trova una deviazione, un fallo laterale, rimessa a favore dei rossoneri. Ancora con Ferdinelli, la palla scodellata per Primavera, ci arriva! Nuecattaro 1, Salinis 0, la rete di Primavera. Secondo minuto di gioco, la sblocca Primavera, grande palla di Ferdinelli, deciso nell'uscita Gorgoglione, che permette il tapin vincente di Primavera. Occhio alla Catena, messo giù il calcio di punizione a favore di Nuecattaro, dribbling secco di La Catena.
calcio di punizione giustissimo fischiato dal direttore di gara. Sarà lo stesso la catena a battere, dotato di un ottimo sinistro. Parte la catena direttamente in porta, palla che termina non lontano dal primo palo. Testa, occhio Primavera, forse un contatto con il braccio. Ce ne sono le proteste da parte di Garcia, palla sul fondo, ci sarà solo calcio d'angolo a favore Salinis. Palla dietro per Tomazzoni, non precisa, allora si torna indietro da Gorgoglione. Lancio profondo, anche lui sbaglia. Ci sarà rimessa dal fondo a favore noi Cattaro, anzi no, rimessa laterale battuta dalla catena per Primavera. Dell'Olio, partito la catena, si torna indietro da Ferdinelli, da catena ancora Ferdinelli per Primavera, cerca l'imbucata, non ci sono gli spazi giusti, allora sbagliato il suggerimento per Primavera, rimessa laterale a favore Salinis. Tomazzoni per Nunes, Garcia, Tomazzoni, termine, ancora Tomazzoni, Garcia. Nella prima metà campo la Virtus Necattero, buona verticalizzazione per la conclusione di termine deviata da Dell'Olio in calcio d'angolo. Affidato a Nunes per Tomazzoni, la botta col sinistro, si coordina bene Fortunato Dell'Olio nella contrasto vincente, nella ribattuta che va la conclusione poco fuori alla destra di Gorgoglione. Dell'Olio si è ritrovato praticamente la sfera tre piedi, è andato a puntare l'estrema posizione della Salinis. Salinis che adesso deve disimpegnarsi, pressing out da parte del mercato, Tomazzoni con calma, lancio profondo per Garcia, intervento di testa provvidenziale di Primavera, l'autore della rete. Noi siamo al quarto minuto in corso del primo tempo, Cattara 1, Salinis 0, occhio a Ferdinelli, prova ad andare via, la palla per la catena, in scivolata, l'intervento di Gorgoglione, rimesso laterale a favore Virtus Noi Cattaro. Riprende il gioco Primavera per Ferdinelli, Dell'Olio. Ferdinelli, 1-2 che non si chiude, Tomazzoni recupera, sbaglia quel suggerimento, la catena per Primavera. Si torna indietro, da bello buono, lancio profondo per Dell'Olio, non ci arriva di testa, esce Gorgoglione che fa ripartire subito i suoi. Termine, l'apertura per Tomazzoni, col mancino dentro, recupera Ferdinelli, cerca un dribbling, poi troppo forte il suggerimento di Dell'Olio a destra, dove si era proposto la catena. Sarà rimessa laterale a favore Salinis. Nunes per termine, Tomazzoni, Nunes, apertura totalmente sbagliata. Ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento, ristorante friggitoria D&D a Noi Cattaro, scuola per l'infanzia, centro sportiva Zupi in via Vaccarella a Carbonara di Bari, Carro Key e la Torre Bus.
occhio a Primavera che prova ad andare via, ottimo intervento di Tomazzoni che prova a servire Garcia, messo giù, c'è calcio di punizione a favore Salinis. Sesto minuto in corso, possesso Salinas, vince un rimpallo Nunes, poi la conclusione di Garcia, grande intervento di quello buono, il piede destro si allunga, numero 12 del Cattaro, Tomazzoni, rientra su sinistro, prova la conclusione, cerca lo specchio della porta, poi finisce per commettere fallo dopo aver perso palla. Partito veloce Ferdinelli, calcio di punizione, cartellino giallo ai danni di Tomazzoni. Partita veloce, tanti errori sia da una parte che dall'altra in fase di impostazione. Davanti comunque il Noicattaro, un altro errore questa volta di Dell'Olio, palla sul fondo, rimessa a favore Salinis. Termine per Tomazzoni, la conclusione di Nunes, ribattuta in fallo laterale. Tomazzoni, si gira Nunes, termina la palla sul secondo palo, non ha seguito Garcia. Rimessa laterale noi 4, noi andiamo a dare uno sguardo alla classifica del girone B di Serie A 2 che vede in testa 27 punti, punteggio pieno per il Marittimo e Futsal Augusta, 20 punti per il Meta, 14 Odissea 2000, 13 punti per il Ciampino, 11 per il Lido di Ostia, 10 punti per Virtus Noi Cattaro e Futsal Viceglie, 8 punti San Michele Barletta, 7 punti per la Salinis. Prova ancora a spingere la Salinis, buono l'intervento di quello buono che va a servire subito Dell'Olio, esce Gorgoglione, poi termine per Tomazzoni, è partito a destra bene, preferito a termine che cerca ancora sul secondo palo invece di calciare Garcia. Perez per la catena, prova a girarsi, la conclusione con il destro, una deviazione, la palla che termina in porta, Cattaro 2 Salinis 0, la rete di la catena, il raddoppio della squadra di casa con forse un errore da parte di Gorgoglione. Buona verticalizzazione, non ci arriva Tomazzoni. Perez. Ferdinelli. Dell'Olio, dentro per la catena, l'anticipo secco da parte di Nunes. Recupera palla Noi Cattaro con Dell'Olio per Perez. Dell'Olio. Ferdinelli, Dell'Olio, prova a puntare termine, lo salta Dell'Olio, la palla dentro, questa volta ottimo l'intervento da parte di Gorgoglione, calcio d'angolo a favore Noi Cattaro. Sono andati via 8 minuti dei 20 effettivi in questo primo tempo. Raffaele lascia la catena, la botta, palla sul fondo, nessun problema per
Gorgoglione. Non ancora nessun cambio per mister Ferrazzano. Tomazzoni, la botta di Garcia ribattuta, rimessa laterale a favore Salinis. Termine, una conclusione troppo morbida, riparte il Necatro, la catena, la palla buona per Primavera sul secondo palo per Perez che non riesce a tenere la sfera in campo. Buona l'idea, meno l'esecuzione. Primo cambio arriva adesso per la Salinis, fuori termine, dentro Riondino. 4 reti per lui in questo campionato. Riondino tocca il suo primo pallone, lo perde. La rimessa a favore Salinis. Riondino per Garcia. Tomazzoni. Nunes per Garcia, mette fuori. Deciso Ferdinand. Rimessa laterale. A favore ancora Salinis. Catena prima di Riondino, fallo d'ostruzione di Ferdinelli, arriva anche il cartellino giallo, braccio troppo largo da parte del capitano del Necattaro, calcio di posizione, cartellino giallo ai danni di Ferdinelli. Intanto fuori Perez, dentro dell'olio. Sulla sfera è pronto Garcia, la botta di Garcia sul primo palo, era ben posizionato la catena che evita il gol, salva di fatto sulla linea la rete dell'1-2. Rimessa laterale Salinis che resta davanti, Riondino dentro per Nunes, si difende bene ancora il Necattaro, altra rimessa a favore Salinis. Tomazzoni, Garcia, pisce dell'olio, riparte veloce il Necattaro, Primavera dell'olio sul secondo palo, l'intervento, la scivolata provvidenziale di Riondino, rimessa laterale a favore del Necattaro, dell'olio, si torna indietro da Ferdinelli, dentro per Primavera, ancora Primavera di tacco per Ferdinelli, per il 3-0 del Necattaro. La rete del capitano, una grande azione, targata Ferdinelli Primavera, arriva il 3-0. Sarà 7 reti in campionato il capitano Ferdinelli. Tomazzoni per Garcia, prova a reagire la Salinis. Tomazzoni, palla dentro per Garcia, conclusione fuori. Garcia
Dell'Olio, tocca dietro per Ferdinelli, Primavera, Dell'Olio, dentro per Ferdinelli, di tacco ancora per Dell'Olio, si chiude l'1-2, poi arriva il raddoppio di Riondino, ultimo tocco di Dell'Olio, la rimessa a favore della Salinis. Quando è partito l'undicesimo minuto di gioco in questo primo tempo, 4-3 Salinis 0, la palla dentro per Riondino, intercetta bene Ferdinelli, poi intervento in scivolata di Garcia. Tutto fischiato, rimessa laterale a favore del Nuecattaro, Ferdinelli dentro per Dell'Olio, palla un po' troppo lunga, letta forse anche non bene da Dell'Olio. Riondino pensa alla conclusione, si torna dietro da Tomazzoni, Nunes, per lì è entrato Marcelinho, grande conclusione, il palo, poi la conclusione ancora di Tomazzoni, si salva il Nuecattaro che poi prova a partire in contropiede, sbaglia Dell'Olio, doppia conclusione pericolosa della Salinis. Occhio a Marcelinho, il più pericoloso dei suoi, 9 reti fino ad ora in campionato per il numero 5 che era partito dalla panchina quest'oggi. Tomazzoni, Nunes, Riondino, la conclusione centrale, ci mette la manona, bello buono, calcio d'angolo a favore Salinis. Riondino per Marcelino, aggancia, si torna indietro da Borgoglione, Tomazzoni, Riondino, Tomazzoni, dentro per Nunes, c'è una spinta del numero 21 Fanelli, c'è il calcio di punizione, quarto fallo, anzi no, terzo fallo commesso dal Nuecattaro, batte Marcelinho per Tomazzoni, Nunes, Marcelinho, Tomazzoni, ancora Marcelinho, cerca l'apertura a destra per Nunes, intercettata, batte Riondino il palo laterale, Nunes un cross improbabile, la palla che esce, rimessa dal fondo, time out, pubblicità per noi. Dal fondo battuta dalla Salinis, sempre sotto di 3 reti la squadra ospite. Tomazzoni cerca la conclusione, ottimo intervento di Panelli, intervento su Ferdinelli, non c'è fallo, Marcelinho per Nunes, intervento di Dell'Olio, la panchina del Nuecattaro, si ripartirà con il calcio d'angolo,
favore Salinis. Nunes, Tomasoni, Riondino dietro per Gorgoglione, palla lunga per Marcelino, la mette giù in petto Marcelino, finta il destro, poi intervento lì dell'Olio, rimessa laterale a favore Salinis. Marcelino, la palla dentro, la tocca di petto Ferminelli, riparte subito Perez, arriva Marcelino che lui ruba palla, poi riparte, ottimo suggerimento per Tomazzoni, sul fondo la palla dentro, poi Riondino in rovesciata sul fondo. Resta a terra Ferminelli, problema al ginocchio. Noi ne approfittiamo per ringraziare il ristorante Friggitoria D&D a Necattaro, scuola per l'infanzia, centro sportivo Snoopy in via Vaccarella a Carbonara di Bari, dove è possibile effettuare feste di compleanno, dopo scuola troverete campi di calcio e tornei di calcio. Car OK, vendita e noleggio auto, e la torre bus. Perde una brutta palla a centrocampo il Necattaro, Riondino cerca la verticalizzazione, intervento di Perez, dell'Olio per Perez, dietro per Ferdinelli, recupera palla, poi un rimpallo favorevole per Nunes, Tomazzoni, forse con un braccio Perez, finisce giù Tomazzoni, c'è calcio di punizione a favore Salinis. Tra le proteste dei giocatori del Necattaro per questo ricalcio di punizione, dove inizialmente c'era stato un contatto con il braccio da parte di Perez, poi nel contrasto con Tomazzoni è arrivato il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione interessante per la Salinis, che vuole provare ad accorciare sotto di tre reti. Siamo al 14° minuto del primo tempo. Marcelino perde troppo tempo, i secondi a disposizione sono trascorsi, allora ne beneficia il Necattaro che va via con Ferminelli, cerca l'apertura a destra. Marcelino a muso duro con il direttore di gara, non ha permesso di battere il calcio di punizione in precedenza. Si porta così una buona occasione per la Salinis, dell'Olio sbaglia Ferminelli, rimessa laterale a favore Salinis, Marcelino per Nunes, Tomazzoni, Riondino, Tomazzoni, anticipo di Perez su Marcelino, esce Gorgoglione, il tiro direttamente tra i pali, blocca bello buono che poi va al rilancio lungo, Marcelino la mette giù di petto, Riondino ancora per Marcelino, Tomazzoni, Marcelino prova a puntare Perez, la palla dentro, si sbaglia Nunes, rimessa laterale a favore nel Cattaro, Primavera, Ferdinelli, dell'Olio, rischia tanto il Necattaro che si salva con bello buono Primavera, la ripartenza veloce del Necattaro, recupera Tomazzoni, poi intervento di scivolata di Primavera per la rimessa laterale a favore Salinis, fuori Nunes, dentro Termine, gli ospiti Tomazzoni, petto, la mette giù, si difende la Ferminelli, ma se riesce
riesce a proteggere bene palla. Tomazzoni, Riondino, Tomazzoni, ancora per Marcellini, prova a puntare Ferdinelli. Marcellini entra sul destro, sbaglia, perde una brutta palla la Salinis. Primavera, la ripartenza veloce, recupera Marcellini. Tomazzoni, rischiato fallo a Primavera, calcio di posizione, quinto fallo commesso da noi Cattaro. A 4 minuti e 27 secondi dal termine del primo tempo, dal prossimo fallo in poi ci sarà il tiro libero a favore della Salinis, che di falli ne ha commessi solo due. Fuori Riondino, dentro al suo posto Iodice, Tomazzoni, termine Tomazzoni, Marcellini attaccato dalla catena, tocca il numero 21 Fanelli, riprende la sfera a Gorgoglione, Iodice prova a puntare, ma via Iodice, la botta ancora con il piede destro, bello buono, mette in fallo laterale. Per Marcellino col destro Fanelli, grande intervento in calcio d'angolo con Tomazzoni che chiedeva il fallo per l'intervento in precedenza. L'azione è continuata per il vantaggio, poi da lì la conclusione di Marcellino deviata, calcio d'angolo a favore Salinis. Parte Tomazzoni per Marcellino, la botta col destro, altissima la conclusione. Il reo lungo di bello buono, ci mette la mano Gorgoglione che anticipa Perez. Iodice, un 3 contro 4, Marcellino dentro ancora per Iodice, dentro ancora per Termine, si salva ancora il 2-4, bello buono, ci mette la mano, resta davanti la Salinis con Marcellino che prova ad andare via, numero su la catena, poi sbaglia Iodice, palla che diventa buona per un attimo per Termine, ancora Iodice attaccato da Ferdinelli. Si torna indietro da Gorgoglione, palla profonda, mette fuori Perez, ancora Marcellino di petto. Tomazzoni, Marcellino, attaccato da Ferdinelli, prova ad andare via. Buon intervento da parte del capitano del Cattaro. Tomazzoni, Marcellino, ancora Tomazzoni, la botta, poi Marcellino non colpisce bene, ancora buona occasione per la Salinis, la catena sbaglia, ci mette il piede Marcellino, poi Ferdinelli, la catena, Perez, ancora corto il suggerimento, ci arriva Marcellino ma è... sbaglia Perez, ancora Marcellino per Tomazzoni, la palla dentro, mette fuori ancora Perez. Termine per Iodice, Tomazzoni, Iodice, Marcellini con calma, sempre attaccato da Ferdinelli, si accentra Marcellini, gli ruba palla Ferdinelli che è più reattivo sulle gambe, poi recupera Marcellini, ancora Perez in scivolata, intestardisce un po' Marcellini che poi lascia il campo per il numero 11 Garcia. Tomazzoni rientra sul sinistro, termine, la palla dentro per Iodice, attaccato dal solito Ferdinelli, prova a guadagnare qualcosa in una situazione non facile,
Esce una rimessa dal fondo a favore noi Cattaro. Fuori Perez, dentro Dell'Olio. Fuori Fanelli, dentro Primavera. Doppio cambio per il noi Cattaro. L'anticipo secco da parte di Nunes. Garcia per Iodice. Non se la sente di calciare. Poi ancora Garcia. Finta il destro. Iodice. Garcia sbaglia termine. Dell'Olio per la catena. Primavera sbaglia, perde una brutta palla, la recupera Garcia, ancora bello buono, miracolo dell'estremo difensore delle Catolo sull'errore di Primavera. Botta di Iodice, pressione poco alta sulla traversa. Con le mani bello buono Primavera, palla troppo lunga, blocca Gorgoglione. Rimessa laterale a favore Salinis. Termine. Prova ad andare via la conclusione di Iodice. Di poco alla sinistra di Bello Buono. Lancio profondo per Dell'Olio, Primavera. Ci arriva Nunes. Ferdinand prova ad andare via, perde palla, la recupera a termine, la conclusione debole. Ancora rilancio lungo, Ferdinelli di testa. Lungo Gorgoglione per Nunes, respinge, bello buono. Palla dentro. Finisce qui il primo tempo con gli ultimi assalti da parte della Salinis alla ricerca della rete che potrebbe accorciare il risultato parziale. In vantaggio il Neucattolo per 3-0. Sblocca Primavera, poi la seconda rete di La Catena, terzo gol del capitano del Neucattolo Ferdinelli. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Virtus Neucattolo e Salinis. Si riparte con il secondo tempo tra Virtus Neucattolo e Salinis, e avanti la squadra di casa per 3-0. Squadra di casa che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi in questa seconda frazione. Però è stata una Salinis in crescita nella seconda parte del primo tempo, vicina più volte alla rete la squadra di mister Ferrazzano. Non è mai riuscita però a trovare la porta. Adesso è proprio la Salinis ad impostare con il numero 21 Nunes. Gorgoglione per Garcia, un po' di spazio davanti a sé, prova a prenderlo.
Iodice attaccato da Ferdinelli, prova a girarsi, messo giù Iodice, non c'è fallo, ci sarà rimessa laterale a favore del Cattaro. Ferdinelli batte troppo rapidamente, palla che termina direttamente in fallo laterale dall'altra parte a favore Salinis con il numero 21 Nunes per Tomasoni. Nunes, Tomasoni per Garcia, ancora Tomasoni, prova a verticalizzare, non c'è lo spazio, allora si torna da Garcia. Nunes, occhio al numero 11 che prova a cercare la porta, buona la chiusura difensiva da parte del Neucattaro, rimessa laterale a favore Salinis. Pronto a riprendere il gioco Nunes, dietro per Tomasoni, direttamente in porta, palata. Con le mani bello buono Ferdinelli, palla che è rimasta all'interno dell'area di rigore, si dovrà ripetere questa rimessa, quindi si va a lunghi da Dell'Olio, di testa con Coglione, arriva Iodice che anticipa la catena, Tomasoni per Nunes che non riesce a tenere la sfera in campo, ci sarà rimessa laterale battuta da Primavera per Dell'Olio. Ferdinelli prova ad andare via, la botta con il sinistro, palla deviata in calcio d'angolo, parte Ferdinelli, palla morbida per Dell'Olio, la botta, grande conclusione, palla sul fondo, rimessa a favore Salinis. Noi ringraziamo il ristorante D&D, ristorante friggitoria, scuola per l'infanzia, centro sportivo Sloop in via Vaccarella, Bari Carbonara, Car OK, vendite noleggio auto, e la Torre Bus. Tomasoni prova ad andare via, la palla dentro con il destro, ribattuta da Ferdinelli, Iodice per Nunes, Iodice sbaglia l'aggancio, rimessa laterale Neucattaro, Ferdinelli per Dell'Olio, Ferdinelli, palla dentro per Primavera, di testa Iodice, fa un laterale a favore Neucattaro. Primavera dietro per Ferdinelli, Dell'Olio rientra sul destro, Ferdinelli, la verticalizzazione, Tomasoni attento, Dell'Olio, Ferdinelli rischia tanto, prova a portare a spasso Tomasoni, poi riesce a servire Primavera, il tunnel negli anni di Iodice che poi riesce a recuperare palla, Tomasoni cerca la porta, occhio alla ripartenza, esce Gorgoglione, Iodice sbaglia tutto, Ferdinelli 2 contro 1, Ferdinelli per la catena, la catena, la catena, Gorgoglione, miracolo. Tomasoni, riparte la Salinis, grandissima occasione per il 4-0 del Neucattaro, la catena provata a saltare Gorgoglione che è stato rapidissimo, occhio a Nunes, va via, altra conclusione, scusa, era Garcia con la risposta ancora buona di Bello Buono, fuori la catena, dentro Perez per il Neucattaro. Garcia, Tomasoni, Nunes, ancora Tomasoni, Garcia, Nunes, non si chiude l'1-2, allora si va a sinistra da Iodice, dentro per Garcia, deviazione in fallo laterale con Neucattaro che deve difendersi, lo sta facendo bene fino ad ora, resta comunque davanti la Salinis, dentro la conclusione per Nunes, palla alta, non ci sono state deviazioni questa volta, ci sarà rimessa dal fondo a favore di Neucattaro. Le
pari bello buono, ancora rilancio lungo, Tomazzoli di petto, tocca Primavera, palla che resta in campo, tocca per ultimo Perez, la rimessa a favore Salinis, fuori Primavera, dentro Fanelli. Tomazzoni recupera Dell'Olio, esce ancora Borboglione, Perez, la conclusione è troppo morbida, Tomazzoni recupera, altro anticipo di Ferdinelli su Iodice, la rimessa però a favore della Salinis, batte proprio Iodice per Tomazzoni. Nunes, Tomazzoni, battito Garcia, lo vede dentro, palla buona per Iodice, ancora bello buono, calcio d'angolo, bella azione della Salinis che manca sempre sotto porta, però Tomazzoni dentro per Iodice, questa volta la palla in rete, accorcia la Salinis, la rete di Iodice. E poi lascia il campo a Marcelinho. Ha terminato così il primo tempo la Salinis, la ricerca del gol, lo trova a 4 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Ferdinelli prova ad andare via, la rimessa a favore dei suoi compagni. Dell'Olio per Ferdinelli, Fanelli, Dell'Olio, Ferdinelli, manca l'aggancio, rimessa dal fondo a favore Salinis, e dopo aver trovato il gol probabilmente si è sbucata Marcelino, apertura, perde palla, la perde anche Fanelli, occhio a Tomazzoni, palla di poco sul fondo, tiro a giro di pregevole fattura di Tomazzoni, di poco alla destra di bello buono, il Cattaro che si è spenta dopo le tre reti, forse appagato del risultato, è arrivata poi la reazione del Salinis. Messa laterale a favore del Cattaro, batte Dell'Olio per Perez, Ferdinelli, gioco di gambe, poi si torna da Perez, rischia Perez, prova a servire Ferdinelli, intervento di Garcia con la palla che termina sul fondo, rimessa battuta da bello buono per Ferdinelli, prova a centrarsi, poi servito la catena, finta il sinistro col destro, la risposta di Borboglione sulla conclusione di la catena, non è il suo piede il destro, ha calciato centrale, ha chiuso bene lo specchio Borboglione, numero di Ferdinelli, ancora per la catena, questa volta la palla sul sinistro, vediamo se proverà a calciare, ci prova, sotto porta Perez per il 4-1 del Cattaro. Ha fatto tutto bene la catena, conclusione un po' sporca, si è posizionato bene sul secondo palo Perez, che ha dovuto solo spingere, poi dedica al proprio compagno Lisi per Perez, bel gesto da parte del numero 8 del Cattaro. Tanto in campo Riondino per la Salinis, la catena, prova ad andare via, esce una rimessa laterale a favore noi Cattaro, Ferdinelli, Perez, Dell'Olio, Ferdinelli, il tacco per la catena, ancora la conclusione forte, distanza, distanza notevole, palla più terminata Tomazzoni, prova ad andare via Dell'Olio, ci mette il piede, l'ultimo
primo tocco di La Catena, calcio d'angolo battuto subito, recupera Nunes, trova la schiena di Dell'Olio, altro calcio d'angolo, la schiena di Ferdinelli, altro calcio d'angolo a favore Salinis. Riondino per Tomazzoni, palla dentro troppo morbida, recupera Dell'Olio, poi Ferdinelli, sbaglia Tomazzoni, ultimo a toccare, Marcelino tiene la sfera in campo, poi subisce un colpo dalla catena e comunque rimessa dal fondo a favore, anzi no, rimessa laterale a favore Salinis. Marcelino per Nunes, Marcelino, Tomazzoni dentro per Riondino, la botta e poi sotto porta, doppio miracolo di Bellobuono, a botta sicura la conclusione di Nunes, come un gatto è volato Bellobuono. La catena, Perez lascia sfilare per Ferdinelli, Dell'Olio, ancora Ferdinelli, tacco per Perez, palla che filtra per Dell'Olio, 3 contro 1 Dell'Olio, in scivolata Nunes, intervento miracoloso di Nunes, poi Dell'Olio calcia proprio sul numero 21 della Salinis, ci sarà calcio d'angolo a favore Neukattar. Dell'Olio per la catena, grande conclusione esterno della rete. Tomazzoni per Riondino, Marcelino prova a rientrare sul destro, Nunes tocca Ferdinelli, questa laterale battuta subito da Nunes, tocca Perez, sbaglia Tomazzoni, Dell'Olio 3 contro 1, Ferdinelli dentro per Dell'Olio, 5-1 noi Cattaro, la rete di Dell'Olio. Quinta rete del noi Cattaro, più 4 sulla Salinis. Tomazzoni per Iodice, dietro ancora per Tomazzoni, nono minuto sul cronometro, secondo tempo di Virtus Neukattar Salinis. Iodice attaccato da Dell'Olio, messo giù, calcio di punizione a favore di Neukattar. Squadra molto aggressiva quella vista quest'oggi a Neukattar. Intanto Iodice, altro fallo, braccio largo sulla catena, cartellino giallo ai danni del numero 8 in maglia azzurra. Time out, pubblicità per noi. Calcio di punizione, batte Ferdinelli, conclusione alta, altro time out, altra pubblicità per noi.
10 minuti e 23 secondi dal termine dell'incontro, la Salinis decide di schierare l'uomo di movimento, l'uomo in più in mezzo al campo, lo sta facendo male fino a questo momento, porta sguarnita la conclusione di Dell'Oio, palla alta. Testa Dell'Oio, va direttamente a cercare Ferdinelli, blocca Garcia che si sta inventando portiere, forse adesso riuscirà a mettersi bene in campo la Salinis per sfruttare l'uomo in più di movimento. Tomazzoni per Nunes, Marcelinho, Garcia, Marcelinho, comincia il giro palla del Salinis, Tomazzoni di tacco, nessuno sulla linea di porta riesce a spingere, Dell'Oio per bello buono, palla profonda di testa, Marcelinho, Tomazzoni, ancora Garcia al posto di Gorgoglione, Marcelinho, Nunes, Marcelinho, Tomazzoni, palla dentro, ci mette il piede bello buono, poi la conclusione di Tomazzoni, centrale direttamente dalla porta, bello buono. È stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo a favore del Cattaro, fuori Garcia, dentro Gorgoglione, Ferdinelli per Perez, conclusione ribattuta di testa, Primavera esce, Gorgoglione, rilancio lungo per Termine che aggancia la conclusione, ribattuta ancora da Perez, Dell'Oio, rilancio lungo, blocca Gorgoglione, anticipo di Ferdinelli su Termine, Gorgoglione, la palla per Tomazzoni, termina direttamente in faro laterale, partita che adesso si è un po' spenta. Bello buono, messo giù Primavera. Calcio di punizione a favore di Noi Cattaro. Perez per Ferdinelli. Anticipo di Marcelinho, poi recupera Primavera, Dell'Oio sbaglia il suggerimento per Perez, ancora dentro Garcia, fuori Gorgoglione, Marcelinho, Garcia, dribbling, Garcia dentro per Termine, la deviazione di bello buono, calcio d'angolo a favore Salinis. Termine, Tomazzoni, Marcelinho, Termine, Marcelinho, reazione in fallo laterale di Dell'Oio, Marcelinho per Garcia, palla dentro, Perez direttamente in porta, la deviazione di Marcelinho in fallo laterale, Ferdinelli, Dell'Oio, Dell'Oio
posizione a favore del Qatar. Salinis 1, piove sul bagnato per la Salinis. Fatto l'ingresso in campo da parte di Schiavone, che prende il posto proprio di Termine. Tomazzoni, Schiavone, Garcia, Nunes. Conclusione nella distanza di Garcia, palla sul fondo, poi intervento duro di Garcia su Perez che reagisce. Occhio perché si accende una mischia, c'è già un cartellino rosso in mano, perso la testa Perez dopo una spintarella di Garcia. Per Perez, espulso anche mister Chiaffarato, che si accomoda in tribuna adesso. Il Cattolo con un uomo in meno in mezzo al campo. Sarà un 5 contro 3 perché la Salinis giocava già con l'uomo in più in movimento. Prende il gioco con Marcelini ad impostare, 5 contro 3, netta superiorità numerica in mezzo al campo per la Salinis. Tomazzoni scivola primavera, la conclusione affrettata di Nunes. Marcelini per Garcia, Nunes sbaglia incredibilmente. Nunes, clamoroso. Occhio a Ferdinand dell'Olio, la palla per la Primavera, tocca Marcelinho, rimessa laterale a favore del Cattaro.
Batte Primavera per Dell'Olio. Bello buono. La messa laterale a favore Salinis. Altro errore di Nunes. Cambio di rimessa a favore noi Cattaro. 7 minuti effettivi al termine del secondo tempo. Bello buono il lancio profondo, Marcelinho col petto. Garcia, poi Nunes, Marcelinho. Nunes, Marcelinho. Nunes, Tomasoni, si gira per un'altra palla da Salinas. Messa da fondo a favore del Cattaro, manipolo buono per Primavera. Non riesce ad agganciare. Parte il giro palla dalla Salinas, Marcelinho per Tomasoni. Marcelinho, Garcia, prova a calciare, ribattuto da Ferdinelli, Tomasoni, sbaglia tutto, poi Ferdinelli dalla propria metà campo, palla sul fondo. Tomasoni, Garcia, Tomasoni, termine, sbaglia tutto, Ferdinelli ci riprova, palla ancora fuori. Conclusione di Nunes, ancora Ferdinelli. Terminati due minuti. Ristabilita la parità numerica in campo, rientra la catena, sbaglia Dell'Olio. Sarà un calcio d'angolo a favore della Salinas. Nunes, Marcelinho per Garcia. Termine, Marcelinho. Ancora Nunes. Marcelinho. Garcia, Tomasoni, esce bello buono per Primavera, va al lancio lungo, la catena aggancia, protegge bene, poi va a servire Dell'Olio, altro scontro faccia a faccia tra la catena e Marcelinho, si continua a giocare, Garcia, messo giù dalla catena, calcio di punizione, il cartellino giallo ai danni della catena. Marcelinho, sarà lui a calciare. Salvato sulla linea, bello buono. Si ripartirà con la rimessa laterale a favore della Salinas. La sfera ha toccato il soffitto. Dopo il rilancio, tiro di bello buono. Tomasoni, Garcia. Tomasoni, ancora Garcia. Tomasoni, Garcia, calcia. Intervento di Primavera.
Marcelino, termine. Tomazoni. Marcelino. La palla dentro, Garcia sotto porta, altro palo, poi Marcelino la botta. Dell'Olio. Ribattuto ancora da Marcelino. Commette fallo la catena. C'è calcio di punizione a favore della Salinis. Batte Garcia direttamente in porta, ribattuto. Recupera palla, termine. Commette fallo il capitano della Salinis. Calcio di punizione a favore del Cattolo. Il quinto fallo commesso dalla Salinis. Ferdinelli. Palla dentro per Dell'Olio. Esce Borgoglione. Messo giù Nunes, non c'è fallo. La catena. Prova ad andare via. Ne salta due, palla per Dell'Olio. Dell'Olio col destro sul fondo. Tomazzoni per Marcelino. Dentro Garcia, poi mette fuori Ferdinelli, recupera termine. Marcelino, Nunes, Tomazzoni, palla dentro, calcio d'angolo. Termine per Marcelino. Garcia, Marcelino. Termine. Marcelino. Recupera ancora il cattolo, poi la catena va via in mezzo a due, adesso giù, calcio di punizione, sesto fallo, tiro libero per la Virtus Neicattolo, time out chiamato da Neicattolo, pubblicità per noi. A favore del Cattolo, la catena contro Borgoglione, parte la catena, il palo Dell'Olio, 7-1 nel Cattolo. Salinis 1, ancora la squadra ospite che prova ad accorciare, altra conclusione di Garcia, altro intervento di bello buono. Deviazione sotto porta, calcio d'angolo a favore Salinis, problema all'inguine per Bello Buono.
Marcelino, Tomazzoni, ancora Marcelino, Tomazzoni, Garcia sbaglia, la catena e Ferdinelli prova a inquadrare la porta, ci sarà rimessa dal fondo, Tomazzoni recupera dell'olio, Ferdinelli, intervento di Garcia, altro fallo, altro tiro libero, ancora alla catena contro Gorgoglione, prima il palo, poi la ribattuta di Dell'Olio vincente, la catena direttamente in porta, poi 4-8, Salinis 1, la goleada dei padroni di casa. Ultimi due minuti dell'incontro, più 7 in metafora sulla Salinis, Marcelino perde palla, la recupera Dell'Olio, Primavera commette fallo, calcio di punizione a favore Salinis, Tomazzoni per Nunes, intervento di Dell'Olio, Tomazzoni, termine, ancora Tomazzoni, Nunes, Tomazzoni, Marcelino si gira, la conclusione alta, bello buono, la palla profonda per Ferdinelli che non aggancia, sbaglia termine, rimessa laterale a favore noi Cattaro, Ferdinelli per Dell'Olio, la conclusione sull'esterno della rete, grande coordinazione di Dell'Olio, Nunes, lancio profondo per termine, l'aggancio, Ferdinelli intercetta bene, poi esce bollo bello buono, Fanelli, Ferdinelli, Primavera a spazio, perde palla, la recupera Marcelino, Tomazzoni, uscita ancora di bello buono, palla che resta lì, ancora bello buono, calcio d'angolo, oh, è partito l'ultimo giro d'orologio, Tomazzoni, la palla dentro, non ci arriva nessuno, rimessa laterale a favore del Cattaro, bello buono, lancio teso a cercare Fanelli, palla troppo lunga, Marcelino si gira, prova ad andare via, l'uscita di bello buono, ancora uno tra i migliori del Noicattaro.
termine per Nunes, termine Tomazoni, la conclusione di Nunes, poi dentro ancora Tomazoni, parte ancora il capitano del Cattaro, Marcelinho recupera, Tomazoni, Marcelinho, arriva la rete del 2-8 per la Salinis. Con Marcelinho a 14 secondi dal termine dell'incontro. Primavera. La mette giù di petto. Ancora Marcelinho, recupera palla. Vince un rimpallo. Non c'è più tempo, finisce qui il triplice fischio del direttore di gara. Vince la Virtus Noi Cattaro per 8-2. Partita dominata dalla squadra di casa contro una Salinis poco cinica sotto porta. Abbiamo visto un Noi Cattaro molto aggressivo su ogni pallone, anche molto produttivo sotto porta. Doppietta di Dell'Olio, doppietta di La Catena, la rete di Primavera, rete di Ferdinand. Hanno segnato un po' tutti i giocatori del Noi Cattaro. La rete di Marcelinho, secondi fa. La rete di Iodice per la Salinis. Noi Cattaro che sale a 13 punti in classifica, 7 punti. Resta ferma la Salinis. Noi ringraziamo gli sponsor che hanno permesso questo evento, ristorante Friggitoria D&D, scuola per l'infanzia e centro sportivo Snoopy in via Vaccarella 53 a Bari Carbonara, dove c'è la possibilità di effettuare feste di compleanno dopo scuola, dove ci sono campi di calcio e si organizzano tornei di calcio. Vi aspettano gli organizzatori il martedì e il giovedì per una prova gratuita per quanto riguarda una scuola calcio over 20. Tra gli sponsor anche Car OK, vendita e noleggio auto, e la Torre Bus. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Ricordiamo il risultato finale dal Palasport Sandro Pertini di Noi Cattaro. Virtus Noi Cattaro batte Salinis 8-2. Noi vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata. Siamo con mister Chiaffarato, il tecnico della Virtus Noi Cattaro. Siamo nel post partita di Virtus Noi Cattaro Salinis. Mister, un 8-2 che onestamente si commenta da solo, non c'è mai stata storia. Ma guarda, oggi la gara non era semplice come poi c'è stato in campo. Noi le nostre forze oggi non erano diciamo la squadra rimaneggiata, avevamo due giocatori con un po' di febbre in campo, Solidoro a casa con la febbre, lì si è infortunato, quindi hanno fatto una gara strepitosa, un'ottima difesa con delle grandi ripartenze. Cosa ti è piaciuto di più oggi, oltre al risultato, della prestazione dei tuoi ragazzi? Una vittoria che oggettivamente vi proietta in chiara chiave playoff. Sì, noi giochiamo sabato per sabato, nel senso non guardiamo neanche la classifica. Quindi oggi hanno fatto una grande prestazione, soprattutto in fase difensiva. Avevo detto all'inizio ai ragazzi di fare oggi un po' di sacrificio, di attenzione, soprattutto nei nostri 20 metri. Mi hanno ascoltato, un grande Dell'Olio, un grandioso Ferdinelli, ma diciamo che hanno giocato tutti quanti bene. Abbiamo parlato delle note liete, dove però può ancora migliorare questa Virtus, proprio in virtù del consolidamento pieno dello status playoff. Ma guardi, noi lavoriamo giorno per giorno per migliorare appunto
le pecche che succedono in, il sabato. Siamo una squadra, diciamo la verità, siamo una squadra giovane dove in casa facciamo delle prestazioni eccellenti, difficile per tutti venire a giocare qui da noi Cattaro. Le ricordo che noi non perdiamo dallo scorso anno, abbiamo fatto un anno non perdiamo da un anno in questo campo, quindi noi lavoriamo giorno per giorno, ripeto, non guardiamo la classifica, è un progetto col presidente che stiamo facendo, siamo tutti quanti italiani tranne il Perez, lo spagnolo, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Cosa ti aspetti dal prossimo impegno di campionato? Che insidie troverete nel prossimo match? Guarda, noi abbiamo un mese impegnativo. Andiamo martedì a Campobasso a giocarci la Coppa Divisione, dove ci teniamo tantissimo. Mancherà sicuramente Perez perché sconterà la squalifica e spero di recuperare Solidoro. Poi andiamo sabato prossimo a Cosenza contro l'Odissea. Policoro Odissea, ci andiamo a giocare la Coppa Italia ed è una partita secca, ci teniamo anche a quella e poi andiamo da capo in trasferta a sabato fra due settimane a Roma contro l'Ostia, se ricordo bene. Quindi abbiamo un mese impegnativo con tre trasferte, speriamo di fare bene. Siamo con Silvio Dell'Olio, calcettista della Virtus Noi Cattaro. Silvio, oggi era importante vincere sicuramente, però l'avete fatto nel migliore dei modi, con le proporzioni più ampie possibile, insomma, visto il match. Beh sì, ci tenevamo a fare bene in questa prima partita di ritorno, dopo una ventina di giorni di preparazione con il prof, il mister, abbiamo messo un po' di energia e questi sono i risultati. Ci tenevamo a fare una gran bella vittoria ed è arrivata. Parlando a titolo personale, prestazione molto positiva la tua, due gol realizzati. Ti aspettavi, insomma, una stagione così positiva personalmente, è una partita così incoraggiante? Beh sì, questo è il secondo anno di Serie A2, ci tenevo sempre a fare meglio, ma questo è grazie al gruppo e a tutti i miei amici di squadra che ci mettono in condizione di fare sempre meglio in campo e fuori. Dove oggettivamente vedi collocata, facendo una proiezione a fine stagione in un campionato molto molto strano, questa Virtus? Potete competere secondo te solo per il quinto posto, quindi l'ultima piazza possibile per i playoff, o ti vedi anche un po' più in alto? Noi non abbiamo obiettivi dichiarati, a noi piace lavorare settimana dopo settimana, lavorare allenamento dopo allenamento, cercando di fare bene in casa e soprattutto fuori casa, che nel giro di andata abbiamo lasciato un po' di punti. Poi alla fine del campionato tireremo una linea e vedremo dove ci siamo collocati, e se stiamo tra le prime cinque significa che faremo i playoff e sono certo che faremo anche lì bella figura. We'll be right back.